Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash run guidata di Lies OP. Oggi ci troviamo presso la galleria della grande esibizione e dobbiamo affrontare Victor il campione. Vi faccio vedere il personaggio, livello 61, 58% di carico, quelli sono gli attributi. E una cosa importante, abbiamo preso questo qui che tasso di riduzione dei danni da impatto, si spera che Victor faccia danni da impatto. Abbiamo utilizzato quest'altro anello, riduce il consumo della durevolezza dell'arma perché Victor non è carcassa e non è burattino sicuramente. In fase 2 probabilmente Victor è debole al fuoco, però visto che il peso quello là è, utilizziamo la nostra vecchia arma. Tanto Victor è tosto, ragazzi. Alla fine bisogna imparare a parare, secondo me, le sue mosse. Se invece lo volete fare con spettro, dovete portarvi probabilmente una cura per spettro. Ve la faccio anche vedere perché l'abbiamo presa, così non dite che non la faccio mai vedere. Dovrebbe essere, vediamo un secondo, eccola qua. Ripristina temporaneamente i punti vita nello spettro, mettete nel cubo quando spettro sta per morire, no, proprio quando sta per morire, un poco prima che muore, sennò quello schiatta, perché Victor, ragazzi, questo mena pesante proprio. È una cosa, quando vi piglia ammazzate, ragazzi, non capite più niente. Cercheremo di far vedere più o meno le mosse che fa, però è abbastanza... Le mosse non sono tante, sono relativamente poche. E il timing è abbastanza... non fa mosse ritardate. Queste sono tutte mosse immediate, bisogna parare subito. Welcome to my grave. This... is where evolution becomes real. Fear me, for I am Victor, the champion. Guardano. Open your eyes. Questa inizia di bella. Ragazzi, cerchiamo di metterci dove c'è luce. Questa fa una combo da 3. La pariamo, poi lo diamo. Quando alzi il piede dovremmo cercare di parare subito. Questa è una combo da 4 invece, col doppio giro e ritorno. Questa è metà 3. Adesso fa la presa, cioè dobbiamo scappare. Ma com'è che il vigore non sale? Quando ci dà quel colpo forte, poi ci carica sempre. Sembra la combo da 3. Quella da 4 col giro. Lo diamo. Usiamo anche l'arte della favola, ragazzi, perché no? Gli diamo un altro colpo. Moliamo. Carichiamo. E carichiamo. La presa. Di nuovo è Victor, no, ci carica, ci può caricare dopo la presa. Combo da 3, colpo pesante, dopo il colpo pesante ci ricarica e noi lo scriviamo in diagonale. 2 3, ce lo siamo presi quasi tutto quando in faccia. Ragazzi, quel piede è incredibile. Mi è costato una fiaschetta quel piede. 1, 2, 3. Questa è quella da 4. Doppio colpo. Il piede, sempre il piede, ragazzi. Questa è invece la combo da 5. Quasi. Doppio pesante e poi il rosso. Abbiamo usato anche le arti della favola perché mi sembra giusto. Qua aiuta tutto, ragazzi. Altra combo. Mamma mia, quasi tutto quando in faccia ce lo siamo presa.
siamo messi un po' come luncio, però ce la potremmo fare, dai. Qua Victor, sempre il piede, un'altra volta la combo. È sempre il piede, ragazzi, non so come devo fare. Alla presa. Adesso in fase 2 colpisce il doppio più forte e prolunga le combo di una mossa in più, alcune combo. In fase 2 sarebbe debole al fuoco teoricamente. Ho presa. Sono più o meno le stesse mosse, solo che lui è più brutto. Questa è la combo. Con una mossa in più, però. E anche il calcio ne dà una in più. Ci ha stabilizzato pure. Perché avevamo finito il vigore, ragazzi. E quando fa così, ci dà questo pugno incredibile. Uno, due, e pure tre fa. La combo un'altra volta. Vediamo. Abbiamo finito il vigore, ragazzi. E Victor, abbia pace. Allontaniamoci perché sennò qualcosa ci fa male. Diamo un colpo. No, e poi il rosso. Non abbiamo fatto il rosso. Cashman, se l'abbiamo fatto, dobbiamo premolare. No, non ti permettere, Victor. Uno e due, doppio calcio fa sempre. Uno, due, rotazione e quattro. Presa. Adesso un'altra combo. Però mi dovresti dare il tempo di fare questa mossa qua. Ok, adesso ce la facciamo. Vede, ci ha preso. C'è la miseria, mannaggia. Ci dobbiamo allontanare dopo che ci abbiamo fatto il bianco. Presa. Andiamo verso di lui. Perché ci dà subito il pugno. Ce ne potrebbe dare anche un altro. Curiamoci. Uno, due, tre. Calcio. Calcio. Smash. Combo da 4. Pugno forte, ma se ne va dietro, ci carica. E ci dà pure il pugno forte. Via. Uno. Solo uno. Uno. Due. Smash. Un altro calcio. Victor mi sa che sei andato per il mare. No, dobbiamo andarci, non so quanto ci prende. Adesso sei andato per il mare. E mi ero dimenticato. Why be humble? I am evolved. A better man!
I'm surprised you defeated Victor. Simon Manus. Ragazzi, qua i dialoghi sono abbastanza lunghi, però ce li sentiamo, mettiamo i capitoli sotto se volete andare avanti. My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Mostri, ragazzi, mostri, almeno per questo ranno. You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease on a deeper level. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, isn't hospitable. Chiave della galleria della statua della Santa Misericordia. Della Santa. Dea della Misericordia. Ergo del campione rinato. Vediamo un attimo che abbiamo preso. Abbiamo preso la chiave sicuramente per entrare dentro quella stanza della statua della Santa della Misericordia. Ah, non ho idea. Perfetto, ragazzi, detto tutto ciò, adesso dobbiamo fare un sacco di giri. Prepariamo lo Stargazer e il tizio e la tizia. Credo che se ne vanno appena ci riposiamo. Se ne vanno. Allora, adesso la parte più difficile è capire qual è la parte di dietro e qual è la parte di avanti. Probabilmente questa qua è la parte di dietro. Dobbiamo ritornare indietro. Sì, esatto. Perché se vi ricordate, avevamo lasciato delle porte che non avevamo aperto perché ci mancava la chiave. Adesso abbiamo la chiave. Abbiamo pure un po' di rune. E ma anche ci riusciamo a prendere il livello. Andiamo per di qua. No, cioè dobbiamo prendere un livello oggi. Costi quel che costi. Allora, naturalmente, ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato di aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Questo ci facciamo assolutamente lo screenshot della puntata. È bellissimo, ragazzi. Prima della patch. Prendiamo le moto di spec prima della patch 1.2, ragazzi. Questo è il momento in cui si poteva fare il respec. Adesso hanno cambiato, si può fare prima. Comunque, prendiamo lo Stargazer.
Lo usiamo pure un secondo. E qui dice che possiamo fare di specchio. Con Sofia ci parliamo dopo. Prendiamo questo ragazzo, sennò ce lo dimentichiamo. Così parlò Pistris 1. E se volete fare il respec lo potete fare qui, però naturalmente l'albero all'Hotel Krat è meglio. Oh, this device must be powered by gold coin. E già ve l'ho fatto vedere quando siamo arrivati all'albero. Questa è Sofia, parliamo con Sofia, che pure ci farà una Filippica, mi sembra che si chiama. Sorry to startle you. Però sono cose importanti, ragazzi. Se volete seguire la lore, queste due cose sono importantissime. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future, even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Whatever choice you make, I shall wait for you. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree of them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemist's victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief and tears. Natura dell'erbo. Petrification disease, puppet frenzy. And carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power. And he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krat. Perfetto, se ci dessi qualche livello in più faremo prima. Ancora non ce lo possiamo prendere il livello, ragazzi. Comunque guardate qui, qua pure la statua fa la stessa cosa di Geppetto, si è preso quel pezzo là da dentro il burattino. Detto tutto ciò,
No, facciamo così, perché così parcheggiamo in un posto sicuro. Ci dobbiamo teletrasportare al palcoscenico del teatro dell'Opera Stella, perché se vi ricordate nella puntata scorsa abbiamo preso una nuova chiave della Trinità e andiamo alla porta della Trinità, che stava poco prima del Re dei Burattini. Palcoscenico del teatro Opera e Stella, bellissimo. Accendiamo anche il grido parlante, così ci vediamo meglio. Scendiamo giù. Dove sta? Eccola qua. Allora, leggiamo sempre tutto. Sono passati attraverso la porta, è tempo di capire il vero significato dei tre pilastri. E qui sono i tre pilastri. Esibizione del giorno, è arrivata la più grande cantante di Krat. Peccato che non possa cantare, giacché le è stata tagliata la lingua. Mentre questo qui è il nostro premio. Un paio di uova in camicia. Convertitore di radiazioni Belford Superior e quarzo. Questo qui, ragazzi, è... dove sta? Belford Superior. Questo qui è assolutamente meglio di quell'altro là. L'unico problema è l'acido. Quello di prima è meglio, però... nel prossimo livello non ne troviamo acido, quindi questo qui è assolutamente meglio. E qui abbiamo finito. Dobbiamo tornare all'Hotel Krat. Tra le altre cose ci dobbiamo ricordare anche che abbiamo preso il filo del burattino nuovo. Ok. Da dove iniziamo? Iniziamo... questo è un casino. Innanzitutto vediamo se ci sono dischi che dobbiamo sentire. I dischi non li riusciamo a sentire tutti quanti nella prima run. Parliamo con Polendina. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard of an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Sta parlando di Gianju. Please find a way to... ok, però possiamo aggiungere i prodotti con la scatola di rifornimento. Officially approved by the city of Krat. I shall open it. And add it to the hotel shop. No matter what brings us, I will be at Lady Antonia's side. Quando è bravo Polendino. Welcome to hotel. Ok, ragazzi, qua le cose importanti da prendere sono naturalmente il quarzo. Assolutamente. E probabilmente anche questo calibro di legione. Adesso lo prendiamo, anche se non abbiamo un inizio immediato. Poi andiamo avanti, bisogna andare a prendere la cura per Antonia. Andiamo qua, prendiamo anche gli zecchini d'oro. Ragazzi, qua non ce li spendiamo tutti, lasciatevene perlomeno uno che ci serve. Ma quando è l'ultima volta che ci vuole più di un'ora per rifare gli zecchini? Giangio, mi serve una cura per Antonia. Petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but... I leave the choice to you. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Pure questo vuole lo zecchino.
Una cura per Antonio, si chiama proprio così l'oggetto, vedi? Vediamo che dice. Ok, non dice niente più. A questo qua siamo a posto. Va bene, adesso ce la diamo subito. Torniamo da Polendina. Dobbiamo vedere, dobbiamo andare anche da Pulcinella un secondo, che non sono sicuro se abbiamo comprato tutto o dobbiamo comprare qualche cosa. Polendina. I believed in you and my belief has been rewarded. The possibility of imminent death though. Why won't I cannot. Allora, usa la cura. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Anche perché così ci dà un disco, ragazzi, e questo qui non dovrebbe inficiare niente della run. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Frammento di ergo radioso. E questo è andato. Poi non ci abbiamo niente per il livello, ragazzi. No, questo qua viene ancora così. Perfetto. Allora, dobbiamo andare ancora all'organo. Ah, è tornata Bella nell'albergo. I was able to escape thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krot. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated. Ha perso il partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? Okay. I get the puppets. But what is happening? Sapessi che sta succedendo. Ragazzi, un'altra cosa, Alidoro adesso non c'è, quindi non possiamo scambiare la nostra arma. Antonia sta sempre qua, però credo che non ci dica più niente. Ok, e ricordatevi che questo è penso che è l'ultima volta che avete la possibilità di accedere al dialogo segreto che abbiamo fatto vedere un po' di puntate fa. Detto tutto ciò, andiamo all'organo P. Dovremmo avere, credo, 2 quarzi. Allora, probabilmente in un paio di posti, ragazzi, c'è un talento che sarebbe potuto servire. Che però non lo so. Allora, qui abbiamo completato la fase 3, però non utilizzeremo le evocazioni, spettro non lo utilizziamo, quindi i zecchini d'oro non è che ci servono tanto. Lo slot cintura, visto che i consumabili non li usiamo quasi mai, per vedere come si fa a fare senza consumabili, però voi usateli, ragazzi, assolutamente, con spettri consumabili sono buonissimi. Questo qua comunque non ci serve tanto. L'utilizzo del cubo, ragazzi, il cubo non lo utilizzeremo mai perché spettro non lo usiamo. Il migliore utilizzo del cubo è o vi date un po' di vita, ma quello ne dà proprio poco, oppure curate spettro, e noi non lo usiamo. Quello che invece usiamo è il recupero guardia. L'intervallo di sbilanciamento, la schivata concatenata non serve, però questa schivata ascendente non è male, ragazzi, perché anche con lo scontro con Victor, quando dava il pugno forte che ci sbilanciava perché stavamo senza vigore e ci lasciava per terra, quello là era buono, quindi prendiamo questo per una pura questione di comodità. Allora, mentre dobbiamo prendere... Migliora sbilanciamento causato dagli attacchi caricati sicuramente. Perché li facciamo sempre. Mentre qui... aspettate un secondo, fatemi vedere da quest'altra parte. Questo no. Questo no, conviene prendere, secondo me sicuramente, quasi sicuramente, riduce la diminuzione di recupero guardia a 2. Ok, e adesso, visto che abbiamo comunque chiuso un cerchio, abbiamo accesso alla roba di fase 4, che è un altro anello, però servono sempre 3 quarzi, e abbiamo anche i miglioramenti di fase 4, che sono buoni. Ok, organo P, siamo diventati ragionevolmente più forti, eh?
Ah, controlliamo anche il naso. Credo che è più lungo dell'altra volta. Perfetto. Ci sono ancora un paio di cose da fare. All'idoro l'abbiamo visto. Ora, ma qua a livello ce lo dobbiamo prendere. Almeno la soddisfazione. Qua non so che abbiamo un livello. Però ci servono 2500. Più o meno. 2500. Facciamo 2500. Non facciamo sempre i soliti pezzenti. Usa 2100. 2600. Abbondiamo. Abbondiamo. Whatever choice you make. L'unico problema però è che qua dobbiamo aumentare capacità, perché siamo al 58%. E quindi non aumentiamo né il danno né la non aumentiamo niente. Perché sono quasi sicuro che fra poco ci servirà. Dai, ci servirà. Forse sarebbe stato meglio prendere un po' di vigore. Perché tipicamente quando servono, visto che ci siamo, vedete, abbiamo conservato un sacco di ergo. Secondo me ci abbiamo tanto ergo. Questo qua non lo vendiamo perché dobbiamo prendere l'arma. Però questo ergo qua si può vendere. E penso che ci abbiamo, secondo me, almeno 3 livelli. Però conserviamo. Poi usateli pure. Will you do me a favor? For once it's not difficult. Questa è un'altra quest, quella di Eugene. Just give this to Alidoro. Ci chiede di dare questo guanto a Alidoro. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. Ok. Quanto a 4 dita. Da questo qui. Poi scopriremo il perché. I know my way around a weapon. Questo è finito. Ragazzi, ci rimane, credo, un'ultima cosa, se non mi sono dimenticato niente da fare. Se mi fossi dimenticato qualcosa, nella prossima puntata la prima cosa che facciamo è quella là. Ma sono ragionevolmente certo. Non dobbiamo andare alla statua della Santa Misericordia, ma alla sala conferenze della grande esposizione. Perché andiamo alla palude. Che è un brutto posto. È un posto bruttissimo, però... Fra tutti gli aggiornamenti che abbiamo, un paio di consigli buoni che... Ma no, pure è uscito da mezz'ora sto coso. Il video. Ok, dobbiamo andare verso le scale. E questo ci lascia 40 minuti questo video. Perché adesso ci stanno altri due soggetti che dobbiamo... con cui dobbiamo parlare. Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. It's something, I guess. Ta-da! Guardate com'è bello questo posto. E ci sono anche due vecchie conoscenze che ci hanno abbandonati con la confraternita dei neri conigli. Ciao, bello. Ciao, bella. You and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. We knew you were a true friend and generous. That's right. I liked you from the start, you know.
just out of feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Comunque l'idea di mettere i persecutori con le maschere è stata incredibile, così hanno potuto fare il gatto, la volpe e l'asinello. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us. So I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here. A small token, but it's a gift from the heart. Now go. C'è un disco. L'emote implora. I never forget a friendly. Vediamo questo che ci dice. I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet thank you. Truly. Potremmo diventare amici. Honestly. Ok. Ragazzi, e adesso si parte. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say. And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. Ok, saliamo sul tram. Comunque c'ha proprio la voce uguale a quella di Alonso. Questo gioco è veramente una bombolina. Ragazzi, qui stazione del tram della palude solata, qua non si può rompere niente e teoricamente non ci dovrebbe essere assolutamente nulla, però l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è andare a prendere lo Stargazer, però io ci ho girato, non ci sta nulla, vabbè c'è questo e poi ce n'è un altro, frammento di ergo splendente, qui c'è uno schiattato e la maggior parte dei nemici qui sono burattini, quindi... Guida ai luoghi di Krat di Venigni 4. Palude la desolata. Dicevo, la maggior parte delle cose che... dei nemici che affronteremo sono burattini. Infatti vedete, ci sono un sacco di burattini. Incontreremo un sacco di vecchie conoscenze, purtroppo. Questo è lo Stargazer. E tutto quello che c'è dietro di noi, più o meno, l'abbiamo preso. Ragazzi, la puntata finisce qui, noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata con un nuovo let's play di Lies of P. Ciao!